Era un po' strana, agitata. Le sue amiche hanno mangiato tutto il ciambellone di mamma. Era carina, gentilissima. No, vedi, però. Perché avevo letto una sua intervista, non mi ricordo dove, non mi aveva fatto una grande impressione, devo dire la verità, eh. Un po' genere conventicola. Sai che vuol dire conventicola, sì? No. Vocabolario. Dai, papà, devo finire la ricerca. La fai dopo la ricerca, vocabolario. Agata! Sì? Ascolta, vieni. Ma c'è zia che deve fare pipì, scusa. Ah, fa dopo. Forza, leggi, Caterina. Un attimo. Conventicola. Riunione segreta di persone per fini disonesti. Vai avanti. Ristretto gruppo di persone aventi fini comuni. Esempio, conventicola di letterati. Ristretto gruppo di persone aventi fini comuni. Eh? Tutto chiaro? Ve lo sto domandando. Scusa, che c'è zia che... È un concetto chiave per capire come vanno le cose in questo paese. Capito? Eh? Tesoro, sì? Tu non ti ricordi dove l'hai messo? No, ma... No. E va bene, allora vuol dire che dopo con calma lo cerchiamo insieme, eh? Così lo diamo al signore che ci tiene a riaverlo. Certo. Leggerlo manca a parlare. Ma no, sì. Sì, no, sì, ma sì, non si preoccupi, io capisco benissimo che ci avete cose molto più importanti da fare. No, questo che c'entra? No, no, c'entra, c'entra, signora mia. Voglio dire, ma non stiamo qui a ripetere il mal costume di certe conventicole nazionali. Prego. Signora, non è un caso che in questo paese noi abbiamo la mafia. Mafia! Signor Michele Placido, lei dovrebbe sapere qualcosa, sta parola. Mafia, ecco. Comunque, non sto qui a discutere. Caterina, andiamo, il cappotto, andiamocene, va. Signora, io autorizzo mia figlia a venire a studiare, no a ber vino e a farsi i tatuaggi sul braccio, se permette, no? Mi dispiace, io non sapevo... No, mi dispiace a me, signora! Uno manda i figli nelle case delle persone per bene, con tanti libri di tre biblioteche, questi sono i risultati. Se permette, non mi sta bene! E mi dispiace dirlo davanti al signor Placido. No, innanzitutto io volevo ringraziarla, dottore, perché... No. Grande Giancarlo! Per la mia, diciamo, idea... Cosa deve dire? No, glielo dico... Pronto? Glielo dico, no, sì, sì, lo sto a vedere, Marisa. No, ma è registrata. Sì, no, torno a pensare, non è ancora arrivato. Insomma, vabbè, fanno un po' di come quella che è successa, ma, diciamo, al sottoscritto. A lei che gli è successo? Ecco, ho spedito questo manoscritto a... Ma che ha scritto un libro? Un libro proprio, un romanzo. Sì, sì, sì. Sperando in qualche misura che questo paese si potesse essere interessati a una voce un po' anche fuori dal coro, no? Certo. Un po' fuori da, diciamo, dai soliti nodi, dai matrappanzini. Comunque, non le ha risposto Non mi ha risposto nessuno, ma nemmeno una riga, ma nemmeno, voglio dire, una telefonata, che non entro neanche nel merito dell'educazione e della maleducazione, però non vorrei che poi questo significasse che in questo paese le cose vengono anche un po' cestinate a priori. E c'ha ragione. Io vorrei sapere lei la sua opinione, perché lei è una voce importante. No, non lo so se cestinano. Io non so cosa ne pensa lei, io andrei avanti. No, ecco, qui entriamo nel merito, però, sì, se mi permette, che non vorrei neanche che lei, dottor Costanzo, se prestasse pure lei a questo gioco, diciamo. Quale, quale gioco? Non vorrei, non vorrei che in qualche misura, no, in qualche misura in questo paese ci fosse spazio soltanto a chi appartiene a certe conventicole. Oddio, a certe consorterie. Perché fa così? Anche in televisione questo è un discorso che mi ha fatto. Perché sembra che soltanto si appartiene a una parrocchia, all'altra parrocchia. Mamma mia, ma che sta parlando? Come scrittore, ma come cittadino. Oddio, si sente male. E questa è una cosa che andava a dire. Mattino per le regioni occidentali. Devo chiederti scusa, Caterina. Papà ti capisce benissimo. Non è colpa tua, sai. Tu sei come me. Noi siamo due vittime. Avresti dovuto vedere quei due, i padri di amiche due, Pappa e Ciccia. Tutti e due dello stesso partito, quelli che sanno come si sta al mondo. E figlie. Amiche due. Fatte con lo stampino. Identiche. Quella è gente privilegiata. Noi per loro siamo... siamo niente. Giancarlo, per favore. No, stavolta fammi parlare. Stavolta fammi parlare perché è importante. Noi... siamo persone che possono contare solo sulle proprie forze. Allora io una volta pensavo che era proprio grazie a questo che ce la potevamo fare. E invece mi sono sbagliato. È tutto inutile, Caterina. Ti prego. Così! Ci escludono, ci trattano come giocattoli! Siamo dei pupazzi che non si possono permettere un cazzo nella vita! Capito? Nemmeno una soddisfazione sul lavoro! Una bella casa, un po' di rispetto da parte degli altri! Niente!